com'è nata l'idea proprio di fare? Perché non è un tema su cui si trovano tanti libri, quello della paranoia. Allora, la paranoia io credo che sia, almeno dagli studi che ci sono, sia prevalentemente di competenza psichiatrica, ma anche gli studi sono prevalentemente di tipo psichiatrico. Vabbè, insomma, ne ha parlato anche il nostro Freud, eccetera, eccetera. Però la paranoia è ora diciamo una classe di problema, ma una difficoltà che l'uomo ha sempre avuto, perché la troviamo descritta nella filosofia, ma nella filosofia greca fino all'Ottocento, in cui è stata sistematizzata come entità clinica. E poi tutto il decorso del Novecento, dove insomma, è stata di pertinenza esclusivamente psichiatrica, ma ha avuto anche una risonanza in letteratura per tutte le guerre che ci sono state. Come ci siamo arrivati noi? Noi ci siamo arrivati adesso possiamo dire, per una paranoia subclinica. Creiamo una categoria tra virgolette, no? Allora, noi avevamo delle difficoltà che stavano sotto la classe di problemi relazionali, che noi strategici sappiamo decodificare perfettamente con gli strumenti che sono partiti da Palo Alto e poi sono arrivati ad essere dei protocolli di trattamento con Giorgio Radona, eccetera, terapia strategica. Però in questi problemi relazionali c'era qualcosa che andava oltre, cioè che ci limitava sia l'efficacia che l'efficienza del trattamento. E parlo da quello più banale, c'era, ci sono, cioè ora li sappiamo riconoscere, ma prima c'erano certi disturbi da panico che non rispondevano al protocollo. Tu sai che nel nostro protocollo è una best practice del centro di terapia strategica al trattamento degli attacchi di panico. Abbiamo un'elevatissima efficacia, ma c'era una parte piccola residua, sotto il 10% resistente proprio al trattamento. C'erano certi problemi relazionali che in ambito professionale, che è il cosiddetto mobbing, no? Quindi persone che lamentavano questa continua allerta per la paura di essere in un qualche modo espulse. E anche lì, con i nostri strumenti, insomma, facevamo una gestione, ma non una soluzione. C'erano certe forme di depressione. E lì forse cominciava a essere un po' più chiaro che erano depressione, parlo di depressione perché avevano tutte e due le caratteristiche della depressione, quindi un umore flesso, ma avevano anche come tentata soluzione, perché qui entro un po' nello specifico, il nostro criterio parla per identificare le classi di problema, si lavora sulle tentate soluzioni. Erano caratterizzati dalla rinuncia, quindi si sovrapponeva perfettamente come noi si decodificava la depressione, ma non rispondeva. Certe ruminazioni ossessive, che anche lì è quasi una best practice, anche quella la ruminazione ossessiva, ma che non si risolveva, cioè c'era miglioramento della situazione dal punto di vista clinico, quindi rappresentava meno impedenza per la persona, ma non c'era un passaggio di qualità, quello che il nostro maestro Paul Watzlawick ha definito il cambiamento 2, quindi un cambiamento proprio percettivo nel modo di interpretare il problema. E allora ci siamo messi a studiare meglio. Il professor Nardone ci ha autorizzato, abbiamo fatto una riunione, ha detto proviamo a studiare questi casi e con Tiziana Verbitz, che è una grande collega, abbiamo preso tutti i nostri pazienti in carico e le cartelle cliniche che avevamo,
E niente, il comune denominatore che faceva sì che queste classi di problema non evolvessero così come ci aspettavamo, perché erano classi di problema conosciute che trattavano, erano diciamo un'ideazione paranoica. E qui dobbiamo spiegare un po' meglio che cosa abbiamo descritto nel libro, perché la paranoia, sai che nel DSM-5 è proprio classificata come una psicosi con delirio, sì. Appunto. Infatti una mia domanda era proprio su questo che ho notato nel vostro libro, è stato interessante, e spiega, cioè stai spiegando adesso, come mai avete deciso di rifarvi al DSM-4 e non al DSM-5 come riferimento? Perché lì c'era ancora un po' una distinzione nel DSM-4 tra fobia sociale e paranoia e delirio. Quindi c'era un po' una differenza che per noi è sostanziale dal punto di vista del trattamento, perché il fobico sociale si nasconde perché ha paura di mostrare i suoi limiti e le sue difficoltà e teme che gli altri se ne accortano, o i suoi difetti, insomma. Il paranoico invece si difende, ed ecco quello che abbiamo trovato, e che è trasversale anche a classi di problemi, appunto, che non andavano, non si evolvevano a soluzione, si difende da un nemico. Il paranoico identifica qualcosa, una persona, sono sempre gli altri, sono sempre, noi l'abbiamo scritto nel libro con la A maiuscola, gli altri, perché c'è sempre un'attribuzione agli altri di potere, e quindi è di una qualità che è un potere malevolo. Quindi questi sono due poli importanti sul quale si gioca la paranoia del quotidiano, se la vogliamo semplificare. Quindi è un tipo di paranoia che fa parte del problema o del disturbo, ma è anche uno stile relazionale che può, certe volte, nei momenti di difficoltà, sconfinare e farlo diventare un disturbo. Perdona, visto che hai citato questo aspetto, noi sappiamo che, ne parlavo anche con Federica, che i pilastri della terapia strategica, in realtà di tutte le terapie, sono la tecnica, la relazione e la comunicazione. Gli psicologi spesso, i più giovani, ma non solo, sono tanto affamati alla tecnica, no? E magari si staranno chiedendo qual è la tecnica con il paranoico. Però io prima ti chiedo la cosa, secondo me, più importante, perché è più difficile. Qual è lo stile comunicativo e quindi poi di conseguenza relazionale che dobbiamo utilizzare con questo tipo di persone, con persone con questo tipo di problema? Allora, tu mi fai una domanda interessantissima che è indispensabile per l'efficacia dell'intervento e della costruzione della relazione con il paranoico, ed è stato oggetto di un mio intervento al nostro convegno mondiale, che è tenuto a Firenze, non mi ricordo, 3 anni fa. Allora, la relazione col paranoico deve essere una relazione pulita, schietta e in down position. Si toglie tutto ciò di ericksoniana memoria, di tutto ciò che è evocativo, tutto ciò che è suggestivo, tutto ciò che è in un qualche modo dominante nella relazione, perché noi abbiamo un paranoico che si difende, quindi colui che viene da noi è intanto una classe di paranoici, perché paranoici hanno due grandi poli, quindi quello che abbiamo ripreso dalla psichiatria, che è il polo astenico, quindi coloro che sono in difesa e quindi devono difendersi da questo nemico malevolo altro fuori, con più o meno intensità. Poi ci sono i cosiddetti stenici, quelli che si difendono aggredendo o minacciando, e quelli molto più difficili. Sono due relazioni che vengono in terapia. Allora, sono due relazioni terapeutiche completamente diverse. Tutte e due che cosa hanno in comune? La diffidenza. E quindi devi avere questo atteggiamento
pulito, trasparente, dicevi. Pulito, trasparente, no? Ricordo una ragazza che arriva, mi guarda con l'occhio, lo sguardo tipico del paranoico, che questa è una cosa che risponde a tutti, che guardava tendenzialmente in basso a sinistra, e mi ha detto che era stata inviata da me dalla DIA, che è l'agenzia antimafia, no? Ah, dalla DIA, ok, dalla DIA. Uh-huh. Perché lei aveva dei problemi che, insomma, la stavano perseguitando con le telecamere, eccetera, eccetera, insomma, quindi era un delirio strutturato a tutti gli effetti. Mm-hmm. E io ho passato le prime due sedute dicendo che non ero io la persona giusta che potevo aiutarla. Mm-hmm. È stata lei che mi diceva no, me l'hanno detto quelli della DIA, quindi so che lei è brava e mi può aiutare. Sei stata sul delirio, se tu mi dici sul che, delirio, se tu mi dici che è la mafia, io sono uno psicoterapeuta, che posso fare io se ti spiano? Nulla. Ok, bravo. Allora, questa adesso stiamo parlando proprio del delirio paranoico. Sì. Ma il delirio non è accessibile alla razionalità. Chiaro. Come dire, Freud l'ha definito, come dire, uno strappo dell'anima che viene ricucito col delirio. Mm-hmm. Il delirio è una difesa estrema, non si può, come dire, spiegare argomentando. Ecco, dici un po' di più come lavori con questo tipo di problematica, accendaci un pochino di più, col come delirio. Tutti i deliri, come tutte le psicosi, nella paranoia, a differenza delle altre psicosi, non sono deliri bizzarri, sono deliri lucidi. I paranoici sono dei matematici razionali, parlano del loro problema come una dimostrazione di un problema matematico, da A deriva B, se io lo moltiplico per C, ecco questo dimostrato, punto. Chiaro. Semplicissimo. Chiaro. Quindi nel delirio il centro di terapia strategica, ma già Palo Alto, ci ha insegnato questa denominazione che è un modo di argomentare ed è cavalcare il delirio, no? Mm-hmm. Quindi assumere il ragionamento della persona, la logica del ragionamento, che è anche la logica che mantiene il problema, ed utilizzarlo per fare in modo che sia il paziente che lo modifica. In questo caso, per esempio, ho semplicemente insistito due o tre volte dicendo che io non ero un commissario di polizia, non avevo strumenti tecnologici, non ho persone da farmi aiutare, sono uno psicoterapeuta, non sono in grado di far fronte al suo problema. La terza volta lei è venuta e mi ha detto: e se fosse paranoia? Fantastico. Perché si informano, no? Certo. Sono persone molto intelligenti. Ho detto, beh, se fosse paranoia potrei aiutarti. Ti chiedo una cosa collegata a questa, che è un altro problema tipico che hai accennato poco fa, no? Hai detto prima, le persone con questo problema, specialmente sul versante di chi attacca, no? Chi si difende attaccando, sono quelle che tipicamente non vengono in seduta. Infatti spesso arrivano i genitori, le sorelle, gli zii, qualcuno dice: ho questo familiare, cosa posso fare? Ecco, come agisci in quei termini? Questa è la situazione più difficile per noi, e si usano le tecniche della terapia indiretta, che è un modello di intervento che sono sviluppato al Centro di Terapia Strategica di Arezzo. Dobbiamo rendere i familiari coterapeuti, e quindi lì si danno delle indicazioni che i familiari devono mettere in atto come se fossero noi, insomma, come se fossero dei terapeuti, quindi delle indicazioni precise che devono essere utilizzate. E certo che lì l'abilità del terapeuta sta nel creare la compliance per la prescrizione un po' strana e illogica per il paziente. Però voglio dire, la paranoia è veramente una classe di problema difficile anche per gli psichiatri, perché il paranoico aggressivo non va
dallo psichiatra, non va dallo psicoterapeuta, è paziente delle forze dell'ordine. Certo. E certo. Quindi è marginale questa cosa, no? È marginale e la possibilità di intervenire è debole, perché non sappiamo bene se quanto è strutturato il delirio, quanto è un disturbo paranoico che si è strutturato in un tempo relativamente breve, quanto invece sia una personalità paranoica che si è portata dietro la paura e la diffidenza nel corso della vita, fino a sfociare all'impotenza che gestisce con l'aggressività. Quindi lì ritorniamo di nuovo: da un lato ci siamo detti, no, all'inizio, una comunicazione, peraltro mi fa venire in mente un collega australiano, Jeff Young, che parla della no bullshit therapy. Lui non parla per i paranoici, però il principio è quello, no? Cioè una terapia senza cavolata, senza fronzoli, trasparente, dove evitiamo. Perfetto. E l'aspetto comunicativo che hai detto è molto interessante. Via tutti gli aspetti di linguaggio evocativo, di cercare di catturare la persona, no, stare sullo stesso piano, addirittura fino ad arrivare, nel caso di Lelirio, stare proprio sul piano del delirio, non cercare di confutarlo, ma addirittura portarlo a un suo paradosso. No, se io vengo da te per chiederti aiuto, ma ti dico che il problema è la mafia, io ti dico: io non sono un commissario di polizia, quindi non ti posso aiutare, fino a che si sblocca la situazione. Sì, per riprendere l'esempio che abbiamo fatto prima, lei mi ha detto: se fosse paranoia mi potrebbe aiutare. Gli ho detto: sì, ma non lo sappiamo nemmeno se è paranoia. Quindi proviamo a fare una ricerca empirica, no? Certo. E quindi se le telecamere o le microspie stanno nel bowl dell'acqua calda, dove ritieni che siano, organizziamo una modalità per cui tu mostri di non aver paura, invece di evitare quella stanza dove sai che ti riprendono. Abbiamo stabilito, non mi ricordo quanto, ogni 2 o 3 ore te vai in quella stanza e saluta con la mano dove pensi che sia il boil o la microspia. Se come microspia, certo, non ti vedono, dici: buongiorno, sono qua, scusate, vi disturbo? Fantastico. E questo vuol dire cavalcare il delirio, no? Che cosa abbiamo tolto in quella fase, esatto, lì? Abbiamo tolto la resistenza del tutto quello che pensi è falso. Abbiamo tolto la paura del levitamento di quella zona della casa, abbiamo cambiato repertorio comportamentale e di conseguenza ideativo, perché la persona ha cominciato ad affrontare l'oggetto terrificante, insomma, il pericolo. E a quel punto, cavalcato il delirio e iniziato a smontare, cosa si fa? Allora lì che cosa si fa? Viene da solo. Perché la persona comincia a parlare di contenuti assolutamente diversi. Ok, e quindi si continua con... Allora, che cosa si fa? Interrotto il delirio, si comincia la terapia. Chiaro, chiaro. Allora passiamo all'aspetto più tipicamente, se possiamo parlare di un aspetto tipico della tecnica con chi è con chi ha questo tipo di problema, perché l'abbiamo visto un po' dal punto di vista del delirante, ok, sovvertiamo il delirio, cavalchiamo il delirio per sovvertirlo e poi concentrarci su quello che viene fuori, ma con la persona che arriva, che si difende o che attacca gli altri perché è convinta di essere sotto una costante minaccia di questi altri con la maiuscola, dopo aver stabilito questa relazione trasparente, tecnicamente come procediamo? Allora, la cosa è bella, perché una volta che si è costruita la relazione con il paranoico, lui che soffre di relazione intensa, così come la descrive Gregory Bateson, e quindi è una relazione indispensabile, noi diventiamo alleati del paranoico. Cambia la qualità totalmente. Probabilmente siamo gli unici alleati della sua vita in quel momento. Ok. Quindi, okay? Quindi la prescrizione,
elettiva che va inserita ovviamente nel quadro dell'intervento della specifica persona, perché la soggettività della persona non deve essere deve essere sempre rispettata, perché è il punto di leva essenziale. La classe di intervento è una prescrizione che è stata studiata a centro di terapia strategica, è una prescrizione paradossale. Perché? Perché il paranoico costruisce il suo problema andando alla ricerca delle prove a conferma che gli altri stanno facendo qualcosa di malevolo nei suoi confronti. E la prescrizione è esattamente questa. Mi cavalca sia il delirio che la struttura del problema. Quindi ti chiedo di fare meglio questa cosa. Quindi tutti i giorni quando vai in quel luogo, il capo ufficio, la sorella, l'amica, chiunque sia, fai uno studio dettagliato e ricerca le prove evidenti che quello che stanno cerca di individuare da guardando gli altri, cerca di capire che cosa stanno facendo di malevolo contro di te e da cosa lo capisci negli altri, dal loro sguardo, da quello che fanno, da come ti parlano. E allora, questa è una manovra che, come dire, è di intervento e anche molto incisiva, perché la maggior parte di questi pazienti, sto parlando di una percentuale molto elevata, che adesso non mi ricordo perché ce l'ho nel libro, quindi non lo dico, torna e dice, ma no, non ho trovato tutti niente. Questi indicatori, ok? E quindi lì si continua a mantenere questa cosa, mantenendo però una relazione di alleanza. Ma siamo sicuri che non hai trovato niente? Riprovaci. Come diceva Sant'Agostino, si convince prima è meglio chi lo fa da solo. Sì. E quindi questo riconsegnare di nuovo la stessa prescrizione permette alla persona di convincersi da solo, perché più cerca, meno trova, è chiaro che da solo modifica la percezione. Sì. Certo è che ci sono anche delle persone che tornano e tornano con tutti i dettagli. Dicono sì, allora l'ho trovato, eccolo, questa è la prova. E questo che cosa ci dice? Che ci dice che siamo nel delirio. E quindi di nuovo dobbiamo ritrovare una modalità giusta di intervento specifico per i contenuti del suo delirio e intervenire di nuovo a quel livello. Fantastico, che bello. Mi piace proprio questa intervista, Manuela, perché stai dando una serie di dettagli e di spiegazioni che peraltro fanno vedere la struttura che c'è sopra e l'aspetto di come si coniuga insieme, no? Di nuovo relazione, comunicazione, tecnica, non possiamo prescindere da essere alleati in maniera netta e pulita della persona, perché altrimenti la tecnica da sola non sarebbe sufficiente. Ok, ti chiederei ancora tante cose, però voglio sempre tenermi intorno ai 30 minuti. Nel libro parlate, ti chiedo ancora un paio di cose, nel libro parlate anche della paranoia di sé. Cos'è che intendete in particolare? È una definizione nostra, è una definizione che è acquisita dal centro di terapia strategica, perché è stato lavoro di collaborazione anche numericamente. La paranoia di sé è il nemico non sono più gli altri, ma sono io stesso. Quindi io ho avuto la prova di non poter contare su di me. È una situazione drammatica, è una situazione apparentemente depressiva, a volte sta nella classe delle depressioni maggiori, è
una depressione a tutti gli effetti, però con la qualità paranoica, perché la persona deve difendersi da se stessa, mm-hmm. e non ci riesce. Chiaro. Ed è una classe di problema molto pericolosa, perché lì davvero abbiamo trovato degli elevati rischi di suicidi. E anche in quel caso mandate la persona a cercare conferme che non troverà della propria incapacità, mettiamolo così? Allora, lì è troppo presto, non è una manovra elettiva da fare subito in prima istanza, perché non la sanno fare, certo. Loro si portano dietro una certezza di essere meno degli altri, e l'essere meno degli altri porta dietro, come dire, delle emozioni sia primarie, che non solo è la paura, ma è il terrore di essere scoperti per quello che non si è, perché paradossalmente sono delle persone molto intelligenti, capaci e non limitate, continuano a lavorare nonostante questa grande tarlo mentale. Quindi hanno una paura che diventa terrore ogni qualvolta che entrano in relazione, per esempio in ambito lavorativo. Se succede un piccolo incidente che per loro è la dimostrazione evidente che non sanno fare una cosa, ecco che immediatamente esce fuori gli altri si sono accorti della mia incapacità. E qui loro si nutrono davvero di un'emozione pazzesca che è la vergogna. La vergogna è un'emozione secondaria che non ha possibilità di essere espiata, come la colpa invece, che fa sentire impotenti e che può portare ad aprire la finestra del settimo piano di una casa e, certo. e volare via. Quindi come ci lavorate? Tolto ovviamente che immagino la prima cosa sia assicurarsi che il rischio suicidio sia allora, talvolta c'è bisogno di lavorare con il sistema famiglia e renderli consapevoli del rischio che si corre e decidere a volte anche l'opportunità di interventi psichiatrici, certo. Non è escluso questo, però lì l'intervento principale come punto di partenza è farli lavorare sulle emozioni che provano attraverso la scrittura. Loro sono dei grandissimi arrabbiati con se stessi e sono dei grandissimi invidiosi degli altri, per cui c'è un'idealizzazione dell'altro, ma nell'invidia, quindi io vorrei essere come voi e non sono, e di conseguenza il nocciolo è la rabbia verso se stessi. Chiaro. Sono persone che hanno anche delle sofferenze fisiche da rabbia in, perché trattengono tutto, danno l'impressione di essere, cercano di essere il più possibile, come dire, accettati, e magari gli altri li accettano anche, ma loro no, e quindi dobbiamo lavorare sulla rabbia fino all'esaurimento. Fantastico. Quindi è la rabbia che porta la diminuzione della carica emozionale forte della rabbia, diventa il punto di accesso per contenuti diversi. Ascolta, ti chiedo un'ultima cosa. Prima di tutto grazie, perché è fantastico. Secondo me è un'intervista che dà molti spunti. Sono anche andato a voler far vedere alcune cose che permettono di capire che tutto questo tipo di approccio alla terapia breve strategica, terapia breve in generale, ma in particolare terapia breve strategica, non è un mero, una mera applicazione strategica di strategie, no? E secondo me quest'ultimo esempio lo è stato ancora di più, perché è stata quella domanda, perché spesso vedo che c'è un'applicazione quasi quasi da manuale, si usa il paradosso, sovverto, ma non è sempre così scontato. Ti chiedo quest'ultima cosa, è la domanda che io generalmente faccio, la domanda di chiusura che faccio alla fine di ogni intervista. Immagina di dover consigliare a degli psicologi, dei giovani psicologi,
a un esercizio, una strategia per allenare una competenza, un'abilità che possa tornargli utile, allenarla anche nella vita quotidiana, una competenza, un'abilità che possa tornargli utile in seduta nel lavoro con questo tipo di problemi. Quale potrebbe essere il suggerimento da dare? Allora, diciamo una cosa trasversale che va bene dal problema clinico, ma anche dalla convivenza, è utilizzare la gentilezza come arma. Allora, che cosa fa il paranoico? Cosa fanno tutte le persone che si sentono a disagio nelle relazioni? Creano una forma di evitamento relazionale che poi conferma la loro debolezza, insomma. Certo. Quindi più evitano, più si trovano a sentirsi disarmati, no? Certo. Allora, una delle prescrizioni, ma è una modalità assolutamente civile che abbiamo un po' perso, è quella di utilizzare la gentilezza anche con le persone che non si conoscono. Certo. Quindi il piccolo accenno, il buongiorno alla persona che trovi sullo stesso marciapiede, ti incrocia con lo sguardo, l'aggiungere una parola in più a chi ti sta accanto sull'autobus perché oggi piove, il prego passi prima lei. Allora queste sembrano, come dire, delle cose banali. Ma sono delle formidabili interazioni sociali che fanno sì che quello che era lo sguardo all'infinito a New York 30 anni fa, è l'unico modo di essere cittadini del mondo senza interferirsi, no? Però quindi evitando il contatto non richiesto, questo genera paranoia. Nel Certo. senso del termine, genera follia perché l'uomo è un animale in relazione, come dice Jean-Jacques Wittezahl, che comunque l'uomo è in relazione, l'uomo per essere uomo deve essere in relazione con gli altri, altrimenti perde l'identità di se stesso. Certo. Fantastico. E quindi allenarsi alla gentilezza vuol dire allenarsi a riconoscere che l'altro esiste. E se uno comunica con gentilezza, l'altro gli risponde di conseguenza, perché, e questa è la grande scoperta della scuola di Palo Alto, È vero. il potere della comunicazione, no? Io posso intervenire nel contesto se comunico in un modo o in un altro, comunque intervengo. Fantastico. Bellissimo. Mi raccomando, psicologi, applicatele tutti perché non soltanto lavorerete meglio, ma anche sarà un posto migliore, no? Mi piace tanto, mi piace tanto. Emanuela, grazie mille perché è stata un'intervista ricca. Ti dicevo prima che io, prima del coronavirus, ho prestato a una studentessa il libro e non lo posso mostrare. Tu lo hai lì per caso da far vedere? Libro? Eh sì, così lo facciamo vedere. Se sei paranoico, non sei mai da Allora, solo. vediamo un po', è questo, sì? Ok, eccolo. Se sei Mi paranoico, non vedi? sei mai da solo. Che io Esatto. non. Sì, si vede, si vede, si vede. Carinissimo, insieme a Tiziana Verbitz. Bello, utile, quel giusto mix tra spiegazione da letteratura e utilità per il clinico. Quindi è Sì, consigliatissimo. diciamo che questo è un libro che è proprio diviso in due parti. Sì. C'è una parte, diciamo, descrittiva su cui si spiega come si forma e come si mantiene il problema della paranoia, supportato dalla descrizione di piccoli casi clinici. Poi c'è una seconda parte che è una parte, diciamo, riservata un po' più ai tecnici e in particolare ai tecnici che conoscono la terapia breve strategica, sì. Consigliatissimo. E secondo me può essere utile anche per chi non è,
avvezzo alla terapia strategica. I gap che ci possono essere di conoscenze si riempiono abbastanza facilmente, per come l'avete scritto. Allora, grazie ancora e spero di vedere te, Tiziana, presto. Buona giornata. Grazie Flavio, a te buone cose e alla prossima. Ciao. Buone cose, grazie davvero.